Si conclude con un seminario, il progetto 100 passi nella legalità, realizzato dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Canicattì. Sì, oggi è l'ultimo tassello di un percorso sul tema della legalità, sull'educazione alla legalità. È un percorso organico che ha visto, siamo partiti dal mese di settembre con la partecipazione del nostro istituto alla settimana della legalità. Abbiamo continuato con lo spettacolo teatrale della settimana scorsa e concludiamo con un POR Sicilia, 100 passi nella legalità, che ha visto il coinvolgimento di 60 alunni provenienti sia dalla scuola primaria che dalla scuola media, in partenariato con l'Associazione degli Amici, gli Amici del Giudice Livatino, e che praticamente ha coinvolto i ragazzi in tre percorsi: un laboratorio di ceramica, un laboratorio di italiano come recupero, consolidamento, e la stessa cosa per la matematica. La legalità è l'osservanza della legge degli uomini. La fede ci porta all'osservanza della legge di Dio. Diciamo che moralità e legalità camminano di pari passo. Non può esistere una legge morale che viene da Dio che non sia realizzata anche nella storia umana. E io credo che educare le nuove generazioni al senso della legalità. Io ho avuto modo di apprezzare in vari momenti l'impegno che questi ragazzi hanno messo nel mettere in evidenza la donazione di vita di alcuni martiri della legalità. Diventa uno stimolo a crescere nel migliore dei modi. Io vorrei assolutamente che passasse il concetto che necessariamente il rispetto della legalità viene dal rispetto delle regole, quindi rispetto delle disposizioni di legge, e solo attraverso questo tipo di rispetto è possibile passare ad un altro tipo di rispetto, cioè quello della persona altrui. Viviamo in un'epoca particolarmente difficile dettata dalla crisi finanziaria. Questa crisi finanziaria è dovuta in larga parte ad una problematica attuale, che è quella che concerne l'evasione fiscale. Ecco, è assolutamente indispensabile avere la concezione per la quale la lotta all'evasione rientra in uno di quegli aspetti che mira a tutelare la legalità. Mi preme ringraziare sia la preside che i collaboratori della preside che si sono interessati per lo svolgimento di questo programma che fa parte del POR Sicilia 2007-2013, appunto 100 passi nella legalità. Noi speriamo che con questo progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo portato anche in giro, non ultimo la settimana scorsa a Palermo, esattamente i ragazzi sono andati anche a Cines a fare i famosi 100 passi da casa Peppino Impastato a Dondano fino ad arrivare da Dondano Badalamenti, e quindi noi ci auguriamo che questo seme della legalità, ma soprattutto il senso del giusto, il gusto del giusto, cresca nei giovani di cui noi momentaneamente abbiamo la custodia e l'affido da parte dei genitori.